Buonasera. Buonasera a tutti. Fanno fare a me il presentatore questa sera, vabbè. Beh, innanzitutto un saluto a tutti voi che siete qui presenti. Inizia questa sera qui al Teatro Coccia la quinta edizione del Festival Scarabocchi. Inizia ovviamente con due grandi ospiti. Una quinta edizione che va nelle continuità di quelle precedenti, ma che ormai si è consolidata nella nostra città grazie all'attività che viene svolta ovviamente da chi l'ha ideata, da chi l'ha pensata, che sono l'Associazione Doppio Zero di Marco Belpoliti e il Circolo dei Lettori, che è qui rappresentato questa sera dalla sua direttrice, che è Elena Lowenthal, che fra poco arriverà anche lei sul palco, e dalla Paola Turchelli, che è qui in platea, al quale io farei un grande applauso, perché in questi anni hanno svolto un grandissimo lavoro nell'attività di promozione della lettura nella nostra città, e in questo contesto si inserisce questo festival dedicato ai bambini, alle famiglie, ma non solo, che va a rafforzare l'attività che stiamo svolgendo con altri festival dedicati ai bambini e alle famiglie che la nostra città sta offrendo da qualche anno. In questi giorni si sono svolti incontri, laboratori che hanno coinvolto le scuole, che hanno coinvolto anche l'associazionismo dei quartieri, e adesso ci sarà il clou della manifestazione che parte per l'appunto questa sera, si svilupperà nei prossimi due giorni presso l'Arengo e il Cortile del Broletto, dove ci saranno laboratori, incontri, insomma un festival ideato e pensato per stimolare la creatività dei bambini, dei più piccoli, ma anche dei genitori, delle famiglie, per poterli coinvolgere il più possibile in questo percorso di valorizzazione della cultura che deve partire per l'appunto ovviamente dai primi anni d'età. Questa sera quindi abbiamo l'onore di avere qui sul palco Francesco Tullio Altan e Michele Serra, che dialogheranno e ci presenteranno alcune suggestioni, alcuni approfondimenti che potremo poi ovviamente portarci a casa come bagaglio culturale ulteriore. Grazie a tutti per la vostra presenza e buon incontro. Ecco Elena Lowenthal. Grazie, è la prima volta in vita mia che ho un vero presentatore, sono lusingata e anche un po' commossa. Sono Elena Lowenthal, Fondazione Circolo dei Lettori. Siamo alla quinta edizione di questo festival, quest'anno più ampio e variegato che mai, e che più che mai chiama all'impegno e all'entusiasmo adulti e bambini, anzi bambini e adulti. Il tema del gioco è quanto di più coinvolgente e, come dire, attraente che possiamo immaginare per una festa come quella che sta per cominciare. Quanto a quel che sta per cominciare, tutti voi sarete felici di questa inaugurazione con questi nomi straordinari. Noi del Circolo dei Lettori siamo seriamente preoccupati, perché per l'anno prossimo le aspettative sono tali che o vi portiamo Harry Potter in carne ed ossa oppure sarete sicuramente delusi. Quest'anno è veramente un inizio favoloso, nel senso più ampio che la parola ha, e quindi non voglio rubare altro tempo a Michele Serra e al Tan, la Pimpa e tanto altro, e insieme a Marco Belpoliti qui sul palco. Grazie a tutti e buona serata. Buonasera, allora cominciamo aprendo Scarabocchi con questo scarabocchio fatto da voi due. Allora, vogliamo raccontare un po' la vita, opere, miracoli di Francesco Tullio Altan. Perché sì, siamo oggi qui riuniti per...
Parla. Cominciamo a dire l'età. Vabbè, allora, dillo tu. Che compie 80 anni, gli farei un grandissimo applauso. Non oggi, alla fine del mese. Sì, sì, ho ancora un bel po' di tempo. Va bene. Ah, non lo sapevo, io pensavo fosse proprio quasi ufficiale. No, no, è il 30, però allora. Abbiamo una vita davanti. Allora, ti cedo la parola, Michele. Ormai allora, tu sei un grande esperto di realtà, ne hai scritto, ne hai parlato. Sì. Allora, rischio di dire grandissime banalità dicendo che ogni sua vignetta contiene perle di saggezza, eccetera, eccetera. E partiamo dalla biografia, che è più meno retorico, diciamo. Ecco, io la prima volta che ho visto una vignetta di Francesco è stata su Linus, direi seconda metà degli anni 70, forse anche un po' prima. No, dal 75 in poi. Ecco, allora, ho sbagliato di poco, 76, era Trino, eccolo, perfetto, e ho pensato, siccome Linus era una rivista, io ero un pochino più giovane di te, ero uno studente universitario, siccome Linus era una rivista molto aperta sulle cose del mondo, c'era Pfeiffer, i satirici americani, c'era Copy, non so perché ero assolutamente convinto che questo Altan fosse straniero e in particolare che tu fossi sudamericano. E non ho sbagliato di molto, vero? Perché non sei sudamericano, ma... Ma ho una moglie sudamericana, una figlia nata in Brasile, e quando sono andato per la prima volta a Linus con Marcello Ravoni, che era il mio agente all'epoca, lui non ha specificato niente, e Oreste del Buono credeva che io fossi brasiliano, anche perché avevo un filo di accento, siccome ero in Brasile da 4-5 anni e non parlavo mai l'italiano con nessuno perché non ne conoscevo là, per un po' è andato avanti questo equivoco, sì, poi avevo chiarito. Poi è stato chiarito. E credo di aver detto la cosa più interessante che avevo da dire in apertura di serata. No, il resto del percorso è molto difficile da riassumere in poco tempo. Possiamo Trino, cominciare, beh, certo, parliamo possiamo di Trino, cominciare certo. Un po' a guardare questa... Allora, comincia con Dio, sì. Ha cominciato molto in alto. Sì. Beh, c'è Dio e il suo padrone che gli ordina di creare il mondo. C'è sempre qualcheduno sopra di noi. Sempre. Perché? Perché è così fatto il mondo. Crediamo di essere al vertice e ce n'è un altro che è sopra. Ecco, qui posso fare il critico da, certo. Diciamo, qui c'è una cosa tipicamente altaniana che poi nei romanzi a fumetti verrà fuori. Con prepotenza, è brutto dire in un teatro così elegante la merda, però diciamo la decomposizione, ecco, diciamo il fatto che la materia, per quanto possa sembrare nobile, qui si tratta di un mappamondo, quindi della terra, mica paglia, però insomma mi pare che sei in grado di disegnare, fin dall'inizio sei stato in grado di disegnare la dissoluzione, anche gli insetti, molto, molti insetti, baccarozzi, qui c'è una farfallina, una camola direi. Non mi intendo di camole, però... Vabbè, ecco, quindi qui già si vede una impronta stilistica molto forte sua e anche molto, come dire, senza intermediazioni, ecco, perché... Sì, devo dire la verità che la cacca a me piace moltissimo, mi fa ridere tantissimo, certo. Come tutti i bambini del resto, e le mosche, se c'è la cacca le mosche vanno, insomma. E infatti, quindi, diciamo, siamo partiti dall'altissimo e poi anche dal bassissimo, perché alto e basso sono parenti, stretti. E, no, volevo fare questa notazione su Trino, alle prese con la dissoluzione del pianeta. Che ha appena creato. Perché era... che ecco, l'ha appena creato e già gli si disfa davanti. Ecco, questo per capire da subito che la visione delle cose... di Altan
diciamo, non è edulcorata, non è gradevole, non è rasserenante, insomma ci sei andato giù abbastanza piatto molte volte. Io ho appena rivisto, poi chiudiamo l'argomento, l'argomento cacca, perché poi diventa brutto, ma gira parecchio ultimamente, non so perché, su WhatsApp una sua vignetta, neanche lui mi ha saputo dire di che anno, in cui si vedono i classici due tipi abbastanza sconsolati e male in arnese, seduti, e uno dice all'altro: certe volte mi verrebbe veramente voglia di mandarli tutti a cagare, e l'altro risponde: non so se sarebbero all'altezza del compito. Passiamo all'altro argomento. No, ma l'argomento, cioè l'argomento cacca è un argomento molto molto importante. Tanto c'è un libro famoso, L'insostenibile leggerezza dell'essere, che ben dopo questo inizio, diciamo, contrino, è dove la merda è uno degli elementi principali. Mi ricordo che appunto Calvino, recensendolo sopra Repubblica, mise in dubbio l'asserto di Kundera, e poi disse che ci sono gli stitici e il loro contrario, e disse: ma io non vi dico a quale dei due appartengo. Ecco, e c'è però un rapporto tra la merda... È una domanda che vuoi no, fare? No, non è una domanda. Due, no, no, c'è questo aspetto, sicuramente questo aspetto della merda, poi anche fango, del resto comunque il primo uomo, Adamo, è stato fatto col fango. Dai diamanti con la non terra. Nasce niente dall'etame, nascono i fiori. Potremmo fare citazioni per ore, sì. Sì, comunque questo aspetto fluente, questo aspetto del disfarsi, questo aspetto... E tra il liquido e il solido ritorna spessissimo, perché comunque, giustamente, come tu dicevi, i suoi personaggi hanno un po' questa... non sono di bronzo, di ferro, sono un po' fluidi, hanno questa fluidità. Ecco, nascono sempre... Siamo mica di bronzo e di ferro neanche noi, Siamo fatti di carne, ma non sono fatti di carne i tuoi personaggi. Beh, carne più o meno frolla, insomma, adesso quello non saprei dire. Però certe femmine no, sì. Certe femmine no. Hanno opulenza, ma sono, diciamo, sì, rispettate dalla tua matita. Sì. Andiamo avanti. Scusa. No, andiamo avanti. Allora, tu torni in Italia, sì, e porti questo lavoro... alla Quipos, prima, che era l'agenzia di Marcello Ravoni, e da lì siamo andati a Linus, e da lì è cominciato, perché io ero venuto in Italia per vedere se questo lavoro che stavo già facendo dal Brasile prendeva un po' di abbrivio, insomma, e per cui avevamo deciso con mia moglie di restare a Milano un anno, far partire la cosa e poi tornavamo di là. E invece la cosa è partita più forte del previsto. E come mai è partita qua più forte? Che cos'è che l'ha perché messo in moto? Linus, in pratica, cioè, i lettori hanno gradito l'offerta, e come si succede, cioè, un pochino di successo poi ti fa aumentare il lavoro, insomma. Poi mi pagavano, quindi era bello. Il secondo personaggio che hai messo in scena qual è? Beh, il secondo personaggio, come personaggio di una storia, è Colombo, di una storia a fumetti lunga. Nel frattempo c'erano un sacco di personaggi come questo qui, che Ciputi, che è nato poi lo stesso anno della Pimpa a Milano nel 75, e però assieme a lui lì c'erano tanti altri personaggi che sono quelli della mia, diciamo così, commedia umana, insomma. E Ciputi com'è nato? Devo averlo visto in tram a Milano, qualcosa del genere, perché ho incontrato dopo in qualche festa dell'Unità molti che venivano da me e dicevano: sono io quello lì, sono io, e qualcuno gli assomigliava anche. E Ciputi è un prototipo antropologico, insomma, è un tipo umano preciso, è incredibilmente sopravvissuto a varie ere geologiche, perché tu lo diresti un operaio degli anni 70, così è nato, però come Topolino, Quico qua, e come tutti gli eroi del fumetto, invece ha veramente perforato i decenni.
Cioè, sì, ci adesso, credi ancora quando lo vedi? Sì, ecco. Sì, ecco, ma adesso veramente lo devo dire, è un po' in disparte, perché insomma la sua schiera si è diminuita di numero e di potenza e di presenza nel mondo. Però lo tengo lì un po' come, sai, nella sporca dozzina, si va a cercare lo specialista di qualcosa per fare un'operazione particolare. Allora, se c'è da parlare della Costituzione, cose di questo genere, io lo chiamo e lo torna in scena. E quindi è diventato un padre della patria, in senso... Per me lo è un po'. È certo, sì, che lo è, è, sì, certo che lo è. E... Poi sono entrati in scena i Borghesi, molto dopo, no? Adesso è classe media quella che si agita nelle vignette che tu fai per l'Espresso, per Repubblica. Sì, direi che la gran parte sono così, e quindi non sono niente o tutto, insomma. Cioè non hanno una tipologia? No, non ne hanno una particolare, sono come me, come tutti noi, sono dei poveri disadattati davanti a una situazione che è difficilissima da manovrare, come quella bottiglia lì, per esempio. Fatta. Mentre diceva che siamo borghesi disadattati, davo una prova irripetibile. No, ce la posso fare. Sento, voglio fare dita. Tutto, mi sto bagnando un dito, ma lo farò lo stesso. Ecco, perfetto. È un numero che ho provato lungamente, sì, prima di venire qui. Allora, proviamo ad andare avanti ancora, insomma, stavamo parlando di Colombo. Colombo è una storia, è molto di più che una vignetta, No, Colombo è una storia lunga. È una storia lunga, sì. Vuoi raccontarlo perché ti è venuto in mente Colombo? Mi è venuto in mente perché avevo un po' l'idea di occuparmi di queste figure, cioè il santo, il navigatore, queste cose qui che fanno parte del nostro Olimpo. E poi ho letto un breve pezzetto del diario, che non mi ricordo più chi ha scritto, del primo viaggio, forse il figlio, dopo, sì, in cui diceva che sono partiti da Palos con questa ciurma che la regina gli ha trovato tra i pirati, tra i disgraziati, e questi qui alla sera lui doveva dirgli, gli chiedevano quante miglia abbiamo fatto oggi, e se ne avevano fatte 30 lui diceva 3, perché aveva paura che questi si spaventassero e volessero tornare indietro subito. Questa cosa mi è sembrata straordinaria, e da lì ho cominciato a studiarmi un po' le vicende, poi le ho infarcite di molte ipotesi mie. Dal punto di vista disegnativo è un cambiamento rispetto ai primi lavori che hai fatto? Beh, sì, era il primo fumetto vero che disegnavo, io non provavo a farlo perché ho visto tante cose di tanti bravissimi autori, e quindi ci ho provato anch'io. Ma tu non sei nato disegnatore, tu sei nato col cinema. No. Io ho disegnato da quando avevo 2 anni, per cui è sempre stata la mia passione. E il cinema è venuto molto dopo, quando sono stato in Brasile, e non è che ho fatto grandi cose nel cinema, ho fatto un po' di scenografie, un po' di scritto qualcosa insieme ad altri, di sceneggiatura, ma insomma era... Il cinema era una cosa che dovevo fare là perché non avevo altro da fare, non avevo giornali su cui pubblicare, e poi è una cosa che ogni tanto mi piace molto, perché fai delle cose insieme a un gruppo di persone per ottenere un certo risultato. Il mio lavoro, come quello di tanti di noi, è molto solitario, tu fai le tue cose nella tua stanza, ogni tanto fare qualcosa insieme agli altri per ottenere un risultato, io mi emozionavo moltissimo, fino alle lacrime a Saranno Famosi, per esempio, dove c'era tutta questa creazione dello spettacolo, qua c'era la finale, quello è bellissimo. Non hai fatto nessuna scuola del fumetto, nessuna scuola di disegno? No. Sei completamente autodidatta? Sì. E questo secondo te... Però guardo bene quello che fanno gli altri. Cosa vuol dire guardare bene quello che fanno? Guardare, cercare di copiarli, poi un po' alla volta tu trovi il tuo linguaggio, il tuo segno, e quello poi si fissa e va avanti da solo. Come lo definiresti, il tuo linguaggio e il tuo segno? Ah, non lo so. O anche lo puoi descrivere? No. Non ci riesci? No. Allora, spietato è il primo aggettivo che mi viene in mente. Comico...
antiretorico, ecco, io quello che colpiva enormemente anche in Colombo quando cominciò a uscire a puntate su Linus o su Alter Linus, non mi ricordo. Prima su Linus, poi Linus ha cambiato formato e non si leggeva più il Colombo. È passato su Alter Linus. Su Alter Linus e poi alla fine li pubblicava Corto Maltese, le storie lunghe. Ma... E lì c'era una spietatezza nel descrivere, spietatezza comica nel descrivere i rapporti umani, i rapporti di potere. I capi che imbrogliano i sottoposti che cercano di imbrogliare i capi, cioè non so neanche come definire lo stile, tu che sei un letterato potresti farlo meglio di me, no, naturalismo no, però mi viene in mente Germinal, Zola, non so, cioè proprio una descrizione dell'umano come una brutta bestia, naturalmente anche una brutta bestia che ha degli aspetti belli e nobili, però ecco, il primo Altan fumettista che mi ha colpito, che è quello di Colombo, poi mi ricordo anche una lunga storia con un sardo che si chiamava Puddu. Quella si chiama Cuori Pazzi, una storia bergmaniana un po'. Una storia sì. Svedese, insomma, è una storia svedese, sardo sì. Che va a lavorare in un ristorante di Malmö. Ecco, e anche lì cioè quello che colpiva e faceva, era anche esilarante, era questo mondo descritto e disegnato senza tante, appunto, mediazioni retoriche, senza tante esitazioni. Boom. Dal punto di vista, vabbè, adesso qui siamo già, però la Pimpa è emblematica e c'è una continuità di segno tra quello che abbiamo visto prima e anche la Pimpa e anche Colombo. Non ci sono mai linee dritte, sono sempre tonde curve nel suo disegno e c'è un volume, ma è un volume mai esibito. Ecco, adesso tu alludevi ai personaggi femminili, che sono queste donne anche desnude che stanno a volte nelle vignette, insomma nei disegni che pubblica sui giornali, ma il seno, lo sviluppo delle le natiche, le gambe, ma c'è sempre questo elemento tondo, è come se appunto questo fosse una caratteristica del lavoro di Francesco, insomma. Sì, gli spigoli non mi piacciono. Adesso persino il becco dell'uccellino non è così risolutamente a punta. Vedi? Cioè, è una punta. Anche dipende dal pennarello che usi. Se è grossino non fa le punte. Però per fare Colombo che cosa usavi? Un rapido graf. Rapido graf. 0,3. Cioè sottilino, perché a quell'epoca ci vedevo meglio, adesso uso più grosso. Quindi la Pimpa nasce dalla tua miopia progressiva? No, all'epoca ero giovane, eri giovane. Vedevo benissimo. Allora, la Pimpa di che anno è? 75. La 75. Quindi praticamente nel 75 ha fatto tutto. Ho cominciato un po' di cose, sì, poi... Sei esploso, sei venuto a Milano, volevi trovare lavoro... Stavo vicino, in fondo a Via Forze Armate, verso Baggio, a Milano, e in una cosa residenziale abbastanza carina che c'era lì, ma intorno c'era solo un bar, perché a Baggio dicono che ci sono tutti i ladri di Milano che stanno lì, e questo bar era mal frequentato. Tutti modo. No, ma molti si erano lì. Poi c'erano i ladri della ZTL, del centro storico, qui un altro, quella via. Io lavoravo di notte, quindi per me stare lì o un altro posto era assolutamente uguale. Invece mia moglie, che avevamo la bambina piccola, doveva portarla all'asilo in certe brume della mattina lì, a un certo punto ha fatto la valigia e ha detto io torno a casa perché qua non va bene. E allora abbiamo provato e siamo andati a Aquileia, dove c'era questa casa di famiglia che era vuota perché mio nonno che ci abitava era morto, e da lì lei è rimasta incastrata la seconda volta. Quindi diciamo sono luoghi di solitudine sia Baggio che Aquileia. No, Aquileia è molto diverso, perché Aquileia c'è gli alberi, c'è il mare vicino, insomma, no, è Baggio. Baggio c'è la raffineria di Pero a poche distanze. Adesso l'hanno smontata. Sì, Via Forze Armate non è un posto, cioè non si può fare la bohème in Via Forze Armate, non è come Montmartre, non è neanche come Brera, è molto diverso. Allora, la Pimpa è nata insieme con il resto. Sì, quell'anno lì appunto è nata lei, è nato Ciputti e poco dopo Colombo. So.
E com'è nata? È nata con mia figlia sulle ginocchia, facendo dei disegni per lei, e a un certo punto è uscita questa cagnolina, gli abbiamo dato il nome di una nostra amica, e Marcello Lavoni l'ha portata al Corriere dei Piccoli, dove stranamente hanno detto di sì subito, perché non era bellina così, la pinta iniziale era piuttosto brutta. Però, era anche un po' più geometrica, vero? Era più sgangherata, avevo ancora delle influenze dagli underground americani, che ci fai i disegni brutti apposta, insomma. E invece gli è piaciuta e da lì è cominciata. Secondo te perché gli è piaciuta? Non lo sai. Beh, allora intanto... Secondo me la pimpa è anche, come dire, rimedio e risarcimento e vacanza per te dall'altro mondo, quello del disegno per adulti che, come dicevamo prima, insomma, scarafaggi. C'era anche molta gente che vomitava in Colombo, ecco, aggiungiamo anche questo dettaglio. Ma Colombo inizia con lui che vomita. Ecco, l'inizio di Colombo. Lì o l'ulcera. Ecco, appunto. Quindi probabilmente la pimpa nasce anche perché quest'uomo aveva bisogno di prendere un po' di vacanza da se stesso e dal suo immaginario sul mondo adulto, che era, come dicevo prima, duro. Però lo chiedo a te, ma la pimpa contravviene quello che tu hai detto dei personaggi, di questa umanità così volgare? Beh, è il contrario, è il contrario. La pimpa è l'innocenza, è la fiaba, io posso solo dirvi che i miei figli sono cresciuti con la pimpa, e adesso mi è uscita di testa, questo vuol dire che i miei neuroni stanno deperendo, ma io sapevo anche a memoria tutta la sigletta, la musichetta di pimpa. Ma adesso non te la canto perché... Non me la cantare. È un mondo, è l'infanzia, insomma, è l'infanzia intatta, vera, e infatti Armando sembra un essere umano, non un semimostro come molti altri tuoi personaggi dei romanzi. Nelle vignette invece secondo me ci sono personaggi che hanno un aspetto assolutamente umano, sono quelli che dicono le cose più disperate di solito, più sconsolate, no? Però sono, diciamo, rispettati dal disegno, mentre è. Altre fisionomie, francamente, le fai proprio in modo che siano sgradevoli a chi le guarda. Insomma, si sappia che li hai disegnati così perché non ti sono simpatici. Ecco, è vero, questo ecco. È vero. Adesso ci torniamo sopra sulla pimpa, però dato che c'è Camillo, c'è una storia di questo personaggio, no? Beh, era stato censurato, no? No, lui, censurato no, ma un giorno una signora è andata alla libreria dei ragazzi di Denti a Milano, ha sbattuto il libro sul coso e ha detto: questa qui è una roba sovversiva, perché i camaleonti sono rossi, i loro nemici che sono gli uccellacci sono neri, e questa signora si è inalberata. Vedi. Ci fa presto. E non avevi calcolato, diciamo. No. Almeno non coscientemente, cioè hai un inconscio anche tu. La pimpa appartiene al tuo inconscio o no, secondo te? Io non lo so, perché la pimpa io ho cominciato sapendo quello che facevo, poi dopo un po' il suo mondo si è autocostruito, autodeterminato. Io quando vado, che lo faccio ogni mese, due storie della pimpa, mi infilo lì dentro e poi le regole ci sono. Io invento un piccolo spunto di partenza e poi tutto il resto si mette a posto da solo, perché c'è una logica interna che non l'ho stabilita io, proprio viene... E qual è questa logica secondo te, vista da fuori? No, vuol dire, per esempio, pimpa parla con tutti, oggetti, persone, animali, fiori, quel che non c'è nessun tipo di aggressività, è l'amicizia, che la pimpa è amica di tutti, non è solo che ci parla, diventa subito amica di tutti, è molto curiosa, quindi molto generosa, perché la curiosità per me è un segno di generosità, perché informarsi delle cose degli altri è importante, e poi c'ha un suo ordine
qualsiasi cosa può succedere durante la storia, alla fine lei torna a casa, parla con Armando, gli racconta quello che ha fatto, lui fa finta di crederle e vanno a letto. È tutto bene. Armando, secondo te chi è? E Armando è... si può dire padre o incorriamo in problemi sulle famiglie non ortodosse, non so. Sì, sì, un po' è un padre, un amico. È un po' un padre, non è un padrone. Dunque, qui potrei intrattenervi per ore su questo fatto. La prima volta che un paio d'anni fa ho dovuto andare dal veterinario con un cane nuovo, la veterinaria ha detto deve venire col papà e la mamma. Che eravamo io e mia moglie, io ho detto ma in che senso? Dice no, mica vorrà che li chiami, che vi chiami padroni. Mi ha messo un po' in crisi perché effettivamente, però come si può dire, capobranco, ecco, preferisco etologicamente parlando, diciamo allora che Armando è il capobranco di Pimpa, cioè i cani sono animali molto sociali, molto gregari, si sentono parte di un branco e individuano un capobranco. Armando è il capobranco. Va bene, mettiamola così. Ti piace? Sì, mi piace. Oh, sono contento. Abbiamo stabilito che Armando è il capobranco. Adesso qui cioè, andiamo verso... Qui vorrei far notare, scusami, prima ho fatto una notazione stilistica sulla merda, adesso consentimi di farlo su una cosa bella. Allora, come potete notare, Ada è opima, è prosperosa, è una volta si diceva giunonica, non so se si dica ancora, però la fisionomia femminile è totalmente rispettata, armoniosa. Quando disegni i maschi li disegni molto differenti, devo dirti. Non, sto cercando di ricordarmi se hai mai disegnato un maschio bello. Sì, sì, qualche sì. Bellone, lo, ma troppo. In qualche romanzo. In sì, qualche romanzo. In questa storia qui, ah, ecco. Ma troppo bello, cioè, si crede chissà cosa. Quindi bello tipo Ken, il fidanzato di Barbie. Vuol ecco, dire? Qualcosa di quella genere. Ecco. O come si chiamava quello di Capitol? Vabbè, non mi ricordo. Non è neanche io. Quando si fa una serata teatrale con degli anziani, purtroppo si corre il rischio di dimenticare molti nomi. E ho perso non ho perso il filo, l'ho ripreso. No, dicevo, Ada indica che riesce a rispettare la fisionomia femminile più di quella maschile. Questo volevo dire. Sì. Guardate, scusate, vi prego di notare questo volto, poco sopra il mio dito. Poi di guardare Ada e avrete una visione del mondo abbastanza esatta. Perché quel naso? Che cos'è? Un punto interrogativo? È una domanda che mi si fa abbastanza spesso. Meno male. Perché secondo me i nasi sono fatti così. Se tu ci guardi verso il naso così, poi c'è un ricciolino qui, insomma più o meno grande, ma è quello il naso. È un po' picassiano però, perché il ricciolino lo hai... Sì, va sempre... Lo hai girato, ecco, quindi è un po' un'operazione cubista. La citazione di Picasso, il rapporto con l'arte, prima hai detto guardo gli altri, i disegnatori, gli americani, l'underground. Sì, ma... L'arte è stata importante per te? Sì, io da quando avevo, 9-10 anni, stavo tutto il giorno sui libri della schiera, sugli impressionisti, su Van Gogh, e avevo una passione per un pittore che si chiama Raoul Dufy, che pochissimi conoscono, che faceva delle porti della Costa Azzurra con tante bandierine colorate, che credo che siano un po' i colori che sono tornati nella Pimpa, come che non è un grande pittore, ma io... Cos'è che ti interessava, il colore o la forma? Darsi, non lo so, mi piaceva, ecco, perché poi... Ma tu che studi hai fatto per diventare? Fatto il liceo classico a Bologna e poi un po' di 4 anni di architettura, prima a Firenze, poi a Venezia, non l'ho finita. Non l'hai completata? No. Come spesso molti altri disegnatori. Disegnava le case col naso e quindi... lo studio di architettura ha avuto però anche un peso per te o era... Secondo me l'architettura è una bellissima facoltà, che è una specie di post-liceo, perché si occupa di tantissime cose, di arte, di disegno, di sociologia, di economia, insomma
è una cosa che io ho frequentato sapendo con sicurezza che non sarei mai diventato architetto comunque, però mi piaceva, non tutto, ma insomma un po' di materie mi piaceva. Saresti diventato, dopo Gaudì, il primo architetto senza spigoli nella storia dell'architettura. Eccola, sì. Allora, qui c'è questo simpatico Colombo, che è il prototipo dell'italiano. E beh, abbastanza italiano, sì, anche se gli spagnoli dicono che è spagnolo. Era di Genova. Il monumento a Genova c'è, in altre città all'estero l'hanno tirato giù, o vorrebbero toglierlo. È imbarazzante rivolgerti un elogio, ma lo scambio è meraviglioso. Mio nome è Colombo, vi porto la civiltà. E il selvaggio, come direbbe Pascarella, risponde: perché ne avete troppa? È bellissimo. Vabbè, non volevo, vabbè. Però mi è scappato. Bellissimo. Colombo è un comandante, è un personaggio, è anche un prototipo di un personaggio politico, cioè ha una sua, è anche un padrone in un certo senso, perché ha un progetto economico politico da raggiungere. Sì, ma il mio ce l'ha per ragioni di rivincita familiare, perché ce l'ha con la mamma che aveva tanti zii che venivano a trovarla a casa, è tutta una storia psicanalitica più che politica, insomma. E lui si inventa questa cosa, parte, e poi anche lui è travolto dagli avvenimenti, dalle cose. Ma la storia di Colombo nel libro, nella storia, comincia anche con la storia di un indio che si chiama Ugo, che nasce lo stesso giorno di Colombo, lui a Genova e l'altro nei Caraibi, e che a fine si incontreranno, e poi lui se lo porterà in Europa quando tornerà dal primo viaggio, e sconsolati tutti e due, appoggiandosi uno con l'altro, andranno, perché se Colombo viene maltrattato quando torna, se ne vanno giù per una scala, non si sa dove. Il finale? Sì. Bello. The end. Hollywoodiano? Forse sì, non so. Quindi il cinema torna molto anche... Beh, il cinema ne ho visto tanto in vita mia, sì. In Colombo? Io andavo... vendevo i miei libri di Sagari, che io pronuncio così perché non sono capace di dirlo in un altro modo, e per andare al cinema quando avevo 12 anni, 13, così. E al pomeriggio, dicendo che andavo a fare studiare con il compagno di scuola, andavo al cinema. Mi ha veramente ferito questo tuo racconto, perché io ho venduto tutti i miei libri di Sagari a una bancarella, Collana dell'Orso Vallardi, per comprare le nuove forcelle per il mio motorino. Quindi molto più nobile. Hai impiegato male i tuoi soldi? Sì, ma non male, malissimo, malissimo. Ho proprio tradito la cultura, capisci? Venduto libri per comprare forcelle. Marca Marzocchi, allora si diceva... Ma ti servivano? No, e sono quelle cose che facevano i ragazzini stupidi come me, perché avevano un motorino normale e volevano truccarlo, diciamo, renderlo più bello. Allora vendetti tutto, credo quasi tutto Salgari, ho imparato, per comprare le forcelle. Torno di nuovo su Colombo, il tema della famiglia è uno dei tuoi temi preponderanti. Sì, è vero. Sì, è vero. Beh, tu vieni anche da una famiglia, insomma, tuo padre è stato un importante sociologo, antropologo della società italiana, insomma, i suoi libri usciti da Bompiani, io mi ricordo di averli letti, e davano una visione molto interessante del nostro paese. Sì, no, quello è la cosa che lui mi ha insegnato anche, insomma, tutta cosa sono gli italiani dal punto di vista del familismo, dell'egoismo, della incapacità di sentirsi parte di uno Stato, insomma tutti questi problemi che lui ha analizzato molto e ha studiato molto bene, questi me li ha passati, insomma, sono rimasti... Ma tu hai letto i suoi libri o come ti è arrivato? No, mi è arrivato anche al vivo, via voce, insomma, perché con mio padre ogni tanto ci parlavamo, però ho letto anche, non tutti, perché ha scritto molto, Carlo Tullio, sì, ha scritto moltissimo, ma non erano facilissimi da leggere tutti.
Allora, la famiglia è appunto una delle questioni, ritorna in Colombo, ritornano nelle vignette, non so come chiamarle, insomma, nei disegni che fai per i giornali ancora oggi, insomma, è uno dei mali o è uno è invece delle peculiarità positive anche dell'Italia? È ambivalente sempre nei Sì, tuoi. molto ambivalente, perché la famiglia non è un bene né un male, è quello che è, insomma, c'è, quindi dobbiamo accettarla per quello che è. Però gli eccessi di importanza dati alla famiglia, che gli italiani noi siamo bravi a fare quello lì, non vanno bene, insomma. Perché vuol dire le clientele familiari, vuol dire fare il quadrato contro tutti su delle cose che magari non, anzi sono dei reati, per esempio, è questa difesa del piccolo particolare proprio che non ci permette di convivere bene con gli altri, insomma, quindi è un difetto dal punto di vista della democrazia. Giustamente. Ecco, vorrei sottolineare il sex appeal del personaggio in pigiama Sembra un che carcerato anche. dice: mi sento in foro, Luisa. Vabbè, posso farti un piccolo appunto da tuo fan e da tuo esegeta? Manca una macchia di sugo sulla cucina. È vero, è vero. Lo C'è, riconosci? sì, Potresti per lo cortesia riconosco. aggiungerla qua? Ma di solito c'è uno schizzo di sugo che va in Dov'è? su. No, non c'è qui. Ah, non c'è No, appunto, appunto, dice, di eri di solito buon ce la umore faccio. quel È un giorno. giusto appunto. Può Fossi darsi, sì. il tuo editore, ti avrei telefonato al TAN, scusi, aggiunga per cortesia una chiaccia di sugo per terra o sulla cucina economica. Rapporto tra le parole e le immagini, che so, qui è molto forte. Proviamo a cancelliamo con le parole. Se cancelliamo le parole, i due stanno lì e uno si può immaginare cosa si dicano. E quello lo facevo un po' all'inizio. Disegnavo delle cose e poi mi chiedevo che cosa poteva dire quella coppia, quella cosa. Quindi nasce prima il Nasceva disegno della battuta. all'inizio, sì. Poi invece adesso no, sicuramente ho bisogno che ci sia il testo prima. E poi lo affido all'interprete, che mi sembra giusto. Dove le vai a pescare le parole? Le parole? Sì, Arzillo. Beh, Arzillo c'è nel dizionario. Arzillo è derisorio in sé. A proposito degli italiani, vuol dire che forse la battuta capolavoro, che secondo me è una specie di sintesi della italianità, soprattutto devo dire della italianità più recente, è il tipo meditabondo e dall'aspetto, come spesso accade, non piacente, che riflette e si domanda, mi domando chi sia il mandante di tutte le cazzate che faccio. Che secondo me l'ho citata, anzi ti chiedo Ah, scusa, l'avrò giusto. citata almeno 20 Ah. volte negli ultimi 20 anni, ma la considero un vero capolavoro perché è proprio tutto pur di non assumermi responsabilità, questo è il succo, no? Quindi mi domando chi sia il mandante di tutte le cazzate che faccio. Quella vignetta è del 77, credo, Davvero? sì. No. Impressionante. Cioè non siamo cambiati, insomma. No, ma poi erano gli anni di piombo, tutte queste cose, quindi il mandante, il grande vecchio c'erano. Come ti vengono in mente queste Ma cose? non mi fare questa domanda, io non lo so. Allora, qui se posso dire è proprio gag comica allo stato puro. Cioè, aveva spettacolo? Comicità, cioè fa ridere, è una battuta che fa ridere e potrebbe essere anche Totò questo, eh? Potrebbe essere anche Totò come Sì, mondo, che fa potrebbe. ridere, la smetta di potrà. Bellissima. Però posso dire una cosa che penso della satira, della sua satira in particolare, che la sua, cioè il fatto che siano ormai quanti anni, che ecco, 40, 50. 50 quasi, mamma mia, quasi 50 anni e regge benissimo, cioè non è
non è come il sugo che collassa e si sbrodola, regge, i colori tengono e le parole tengono. Dipende dal fatto che la satira migliore, aspetta voglio ridere anch'io, ecco appunto, nella sua satira c'è anche la politica ovviamente, ma è molto spesso in diretta. Tu hai disegnato pochissimi politici che io ricordi. Sì, non mi interessavano, ecco, quelle figure lì. Cioè, la grande satira è sulla condizione umana, questo volevo dire. La grande satira è quella che indica quanto siamo ridicoli in quanto esseri umani. E allora il livello, secondo me, sale tantissimo, e anche l'interesse francamente sale tantissimo, perché la battutella sul politico di turno dura quanto il politico di turno, cioè dura un pochino, ci sono alcune note eccezioni di durate eccezionalmente lunghe, ma ecco, questa è l'altra grande saga semiotica. Cosa direbbe un grande semiologo? Dice che è provvisorio, va bene. Beh, Umbrelli ne hai fatti tanti. Parecchi, sì. Parecchi. E il primo era un incarico esplorativo. Diciamo. Ah, ecco, il primo era l'incarico esplorativo. Con l'ombrello abbiamo perso il filo. È un oggetto abbastanza, non solo ingombrante, ma pieno di significati. Pienissimo, devo dire molto pieno di significati. E, no, però stavo cercando di dire una cosa seria, ma è impossibile con... Se in contemporanea vanno le vignette di Checco. No, volevo dire che davvero io penso che quando la satira contiene, oltre al giudizio sulla contingenza, su quello che stiamo vivendo in quel momento, contiene un po' di più, e quindi un tentativo anche di approfondire un po' la condizione umana, che è obiettivamente una condizione anche profondamente ridicola, allora diventa una, secondo me, una grande arte, ecco, diventa proprio una, e ci sono delle battute che riescono proprio a fotografare moltissimo di noi, ma non di noi lui, di noi noi, e cambia molto la partita, cambia di anche di interesse, secondo me, sai, perché te la prendi con quello lì che è un cretino, è il tuo nemico, è il tuo avversario politico. Scusate, questa è irresistibile, è una situazione da interpretare. Questa è una frase che ha detto Walter Veltroni dopo un'elezione, dopo aver perso rovinosamente un'elezione, certo. Allora, ecco, da qualche parte le prendi queste frasi? Beh, qualcosa, dalla radio, c'è, dalla televisione, dai giornali? Dalla radio, televisione, un po' dappertutto. L'unica cosa che uno deve fare facendo questo mestiere è stare con le orecchie ben aperte. Poi il resto, quando una cosa ti viene ripetuta 7 volte e cominci a dire qui c'è qualcosa di stonato, poi ti accorgi che c'è un perché questa cosa ti viene ripetuta, allora provi a toccare lì. Comunque, lui l'ha detto, l'ha chiamata commedia umana, cioè Balzac, insomma, è fatta non con la letteratura. Non possiamo parlare, no. Sospendiamo il dibattito, scusate. E vabbè. Lui è terrorizzato proprio dalla prospettiva. Gli uomini fanno una, ecco, pessima, scusa, figura. Che con lei ha il piumino, sì, ma non c'è più il piumino, o c'è ancora? No, no, beh, certo, è desueto. Si vede, che tu non pulisci casa. No, io, a parte che io pulisco magistralmente casa, però il piumino, francamente, non ha preso un'altra forma. Ha preso, sì, adesso vabbè, non voglio fare pubblicità delle ditte, ma insomma, ha preso una non più quella forma. Ma io, sai, anche il telefono che usa la pipa è un telefono disco. È vero, a rotella. Sono fuori dal tempo, ma sono dentro il tempo. No, perché poi sono più belli come oggetti. Il telefono, il piumino è bellissimo, effettivamente. Anche la cucina economica che fai, non è certo le cucine modernissime che sono nelle case di Radical Chic. Anche di qualche altro. E anche di qualche altro, anzi, è molto di qualche altro. Sono cucine che indicano una specie di italianità eterna, giusto? Ho detto bene? Bravo. E che cos'è l'italianità eterna?
È quella che emerge dalle vignette di Altan. Vabbè, ripeti la stessa cosa. Sì. Prova a definirla. Si chiama... Beh, diciamo, molta fatica nell'assumere responsabilità, questo a me pare il primo dei nostri connotati nazionali. Vabbè, poi sì, tra un po' arriviamo ad Alberto Sordi, naturalmente, ma sì, insomma, un po' fondamentalmente quella cosa lì, un po' di pavidità. Vabbè. Giocano linguisticamente, giocano tutti su questo qualcosa che avverrà e il discostarsi da questo qualcosa che poi ti blocca forse nella responsabilità o in una posizione. Cioè questo signore vorrebbe continuare a farsi i cazzi propri, sì, come molti dei personaggi, e invece... Sì, ecco. E invece diciamo, quindi, la vignetta prima qual era? Ecco, appunto. Siamo costretti a dire a usare dei termini molto realistici. No, io vedo soprattutto questa mancanza di senso di responsabilità, un po' di pavidità, un po' di ipocrisia. E la furbizia? Non mi sembrano furbissimi i personaggi di Checco. Invece in giro ce n'è. Si credono, ce n'è, di furbi in giro ce n'è tantissimi, ma però insomma la furbizia è una tipica virtù dei perdenti, oltretutto, perché chi è furbo vuol dire che cerca di campare con espedienti, con trucchetti, e quindi... Ma sono dei perdenti secondo te questi? Secondo me sì. Sempre. Non so cosa ne pensi Checco, ma nella beh, vincitori nella no. Maggio... vincitori al no. Al massimo un pareggio. Diciamo che alcuni sono perdenti a testa alta, come Ciputi, e altri a testa bassa, insomma, o altri addirittura non hanno mai provato a vincere, ecco. Sì, Ciputi ci ha provato, poverino, e sì, altri no. Lui ci crede ancora, figurati. Appunto. Beh, questa è fantastica. Ecco, questa è quella che citavo, ecco, che viene molto citata. Questa piaceva, piaceva molto ad Alema, questa qui. E questo però è... Lei, hai sbagliato lei qualcosa. Lei o la battuta? La battuta, la citata più di... Ecco, per esempio anche qui, diciamo, c'è una donna molto bella, molto ben disegnata, diciamo sempre, e che dice una frase... che non appartiene, diciamo così, all'aspetto corporale che lei comunica con questo corpo. E quindi hai voluto attirare dei lettori con un disegno erotico, di la verità, poteva dirla chiunque altro. È possibile, no, è che mi piace disegnarle. Capito? Ah, ecco. Questo è il problema. Giustamente, è un lavoro, ma ci deve essere anche soddisfazione per chi lo fa, insomma. Non poteva dirlo un altro o un'altra? Sì, poteva. Certo. O una signora... Perché? No, ma ti ha risposto, ha detto mi piace disegnare. Questo. Questa è raffinata. Mi sa che ci stiamo giocando la credulità internazionale anziché credibilità. Quindi c'è effettivamente molta attenzione alle parole. Perché hai smesso di fare le storie lunghe come quella di Colombo... Le hai fatte per un lungo periodo? Beh, neanche tanto lungo, ma era un lavoro molto molto impegnativo dal punto di vista proprio del fisico, perché io facevo un capitolo al mese che mi portava via 15 giorni di lavoro, ma di 12 ore al giorno, a notte soprattutto, e non ci riuscirei più proprio per questioni di anagrafiche. Questo disegnare di notte è un po' come gli scrittori che scrivono di notte, è il luogo adatto per te, è il luogo più libero. Era il luogo in cui niente interferiva, ero assolutamente capace di buttarmi dentro a questa storia fino in fondo. Poi ho smesso anche lì perché se no ti viene la famosa malattia del panettiere, no? Sì. Pallido, vieni con gli occhiali, insomma, non si può esagerare. Qui dov'è che siamo? Qui è con Rumiz in bicicletta. Sì. Ecco, i ciclisti. Anche i ciclisti sono un'altra
sono diventati tanti sui marciapiedi a Milano in particolare, ma non solo, anche a Roma, dappertutto. E perché ci sono tutti sti cani che... Perché questo era l'illustrazione del viaggio, sì, che abbiamo fatto, e in Bulgaria abbiamo trovato una quantità di cani randagi in giro che diventava anche piuttosto pericolosetto andare per la strada, perché ti corrono dietro. Allora uno ci ha detto di prendere una scaccia cani, ma sai, niente, bisogna pedalare un po' più in fretta e scappare. Questa cosa della bicicletta è una tua passione? Sì, l'ho smessa adesso, un po' come ho smesso le storie lunghe, insomma, ma per molti anni ho fatto un sacco di chilometri, mi piaceva molto. Anche in canoa? Poi anche in canoa, sì. C'è la laguna di Grado vicino, che è bellissima per andare in canoa, perché è liscia. Non si fa fatica? No, si fa fatica, ma per me non mi dispiace fare un po' di fatica fisica, no. Si fa fatica, è importante, cioè si fa fatica a disegnare, si fa fatica ad avere le idee, si fa fatica a scrivere. Se non si fa fatica non si combina niente. Quindi dico questo in contrasto con il luogo comune dell'estro, del genio e sregolatezza. Un cavolo, ci si fa un grande mazzo per fare questi lavori. Ah, l'ombrello, ecco. Questa è molto disegnata, cioè, è anche quasi da pimpa, perché c'è anche un paesaggio dietro, le case. Sì, è vero, questo è più... È un'illustrazione questa. È un'illustrazione, sì. Che è una cosa diversa dall'inventare la vignetta, nel senso... Ah, certo, molto diversa, soprattutto quando, questo non è il caso, ma ho illustrato un sacco di libri di altri autori e lì cambia tutto, perché tu devi tener conto di quello che stai illustrando, cerchi di capire se... Io per esempio ho fatto un sacco di libri di Rodari, e ho dovuto trovare una mediazione fra il segno della pimpa e quello delle vignette, perché i libri Rodari non sono per bambini piccolini, quindi non potevo fare un segno tipo quello della pimpa, ma non sono neanche, insomma, no, sono per ragazzi, e lì è stato un po' faticoso trovare, però alla fine quasi un'ora che parliamo, anche se è stato piacevole, almeno per me, insomma. Cosa vorresti fare? Adesso, cosa vorresti fare? Cos'è che, se potessi fare, nell'ambito, non intendo della canoa o della bicicletta, insomma, nell'ambito del disegno, se avessi tempo, energie, eccetera, cosa vorresti fare? Mi piace molto quello che faccio io, anche perché col tempo ho ridotto un po' la produzione. Io illustravo libri, facevo, adesso molto meno. E ho più tempo per star tranquillo, però il fatto di avere delle cose da fare che so che riesco a fare e avere delle scadenze come sono quelle del giornale mi fa passare il tempo in una maniera molto serena, capisci? No, una cosa che mi veniva da chiederti, Francesco, è se con il passare del tempo sono cambiate le cose che ti fanno incazzare o che ti spingono a reagire, oppure no? Se ritrovi le stesse idiosincrasie che avevi all'inizio e se la tua satira è mossa, pensi più o meno dalle stesse molle? No, io penso che le cose siano le stesse, è diversa la mia reazione, perché mi sono reso conto con gli anni che incazzarsi per certe cose è inutile, perché sono così e non cambieranno mai, per cui avvelenarsi il sangue, perché? Insomma, sono diventato un po' più tollerante in senso disperato, però non in senso... Rassegnato. Sì. Concordo e sottoscrivo. Rassegnato, ma un pochino sì, nel senso che quando ti rendi conto che alcune delle cose che ti circondano ti risultano sgradevoli per le stesse identiche ragioni per le quali ti risultavano sgradevoli a 18-20 anni, beh, fa un po' impressione, perché sono passati 50 anni e quindi vuol dire che alcune cose vanno
Vanno date per scontate, cioè accadono, ci sono, e certo bisogna cercare di avere degli antidoti, almeno personali, se quelli collettivi non funzionano, almeno gli antidoti personali. Un po' di resistenza, quella ci vuole, perché sennò... Un po' di resistenza e anche un po' di resilienza, che sono concetti diversi però, è perché... Sì, poi questo è molto attuale. Torniamo al discorso che avevi aperto prima, che diciamo quello sulla commedia umana. In fondo, cioè, l'umanità è così. Non l'ha cambiata la civiltà, non l'ha cambiata la religione, non l'ha cambiata il progresso, e resta, diciamo, darwinianamente una sorta di umanità così, brutti, sporchi e cattivi. Quindi, diciamo, non è un arrendersi, è anche un constatare che la natura umana permane in questo modo, e Altan ce lo racconta, ce lo ricorda, ecco, ce lo ricorda in modo divertente. Quindi, diciamo, la resistenza o resilienza, hai ragione, sono due cose molto diverse, no? Nascono anche proprio per etimologicamente in due modi diversi. Insomma, la resilienza nasce da un tema dalla metallurgia, ecco, la capacità di piegarsi o no, insomma, quando, appunto, come si diceva, passa l'onda, mi piego ma non mi spezzo. Però, insomma, diciamo, la comicità è una forma di resistenza. Ma è anche il problema, una cosa che ci dici, mi piego ma non mi spezzo, ma cosa sto a fare qua? Insomma, questo è... Mi sposto, potrebbe essere. Sì, non so, perché sta tutto il non tempo. Non mi piego, non mi spezzo, mi sposto. Ecco. Non so se c'è un termine per definire. E dove ti sposti, Michele? Dove vai? Ma c'è chi fa il monaco. Non spezzarmi da un'altra parte. C'è chi fa il monaco sul Monte Athos. Non lo so, insomma... Tutti e due abitate, lui ad Aquileia, che sono stato a casa sua sì. Un paio di volte, diciamo quasi campagna, ma sì, nel senso che la campagna è data dall'acqua intorno. Tu sei andato a vivere nell'Appennino. Quindi, diciamo, due solitari, due fuori dalla città, dove la cultura si è prodotta per lunghi anni, quindi vi siete spostati, ecco, torno alla domanda che ti avevo fatto, dove sei andato? Eh sì, la natura è una grande, grande supporto per me, una forma di enorme, come quando vogavi sulla laguna di Grado, immagino, cioè una forma di veramente di rinascita. Certo, poi, insomma, o fai l'eremita, o fai l'esploratore nell'Antartide, oppure vivi in società e quindi devi alternare un pochino questi momenti di ricreazione vera e propria con i conti che devi fare anche per mestiere. Oltretutto ormai ci tocca Francesco, devi poi fare i conti con i telegiornali, con i giornali, addirittura con i siti internet dei giornali, che sono, il mio giornale pubblica una quarantina di articoli al giorno online su Totti e Ilari, e io capisco chi si fa, diciamo, esplodere per protesta, cioè, vabbè, per dire, quindi insomma, è una cosa terribile. E quindi bisogna alternare queste due fasi, una pubblica e una privata. Il riassunto potrebbe essere, comunque, cioè, quello che la satira forse cerca di dire è: siamo delle bestie, questo è accertato, cerchiamo di esserlo con dignità. Ecco, questo è un po', se vogliamo, l'unica forma di, e non piccola tra l'altro, di morale che possiamo trarre. Cioè, siamo tutti quanti un po', adesso c'è Dio, quindi ecco, non siamo come Dio, oppure siamo come il povero Dio che tu hai immaginato in Trino. E insomma, c'è un tentativo, secondo me, di ritrovare dignità nella satira, no? Se no uno non la farebbe. Sì, certo, sono d'accordissimo. Va bene, allora possiamo concludere qui ringraziando Michele, facendo di nuovo gli auguri per gli 80 anni di Francesco. Grazie, grazie mille a tutti, grazie. Grazie anche a Marco Belpolitico.